sua fisarmonica diatonica ha visitato molte località e suonato in tante sale da concerto in tutto il mondo. Torna però molto volentieri a casa, nella sua Rakitna. Nella foresta, sulle sponde del lago, trova la tranquillità e anche l'esuberanza creativa che lo spinge senza sosta a cercare nuove idee per la sua musica. Nelle vicinanze di Idria, ai piedi di pareti a strapiombo, si apre la vista sul misterioso specchio d'acqua carsico denominato Lago Selvaggio, un importante componente del patrimonio naturale sloveno. Per tale motivo, sin dal 1967, gode di protezione come monumento naturale e oggi è il primo museo immerso nella natura, curato e organizzato in Slovenia. Nella parte nord-occidentale della Slovenia, dove si incontrano il mondo prealpino e quello dinarico, si stende la regione di Idria. Questa zona lacustre, soprattutto boschiva, piena di canaloni e precipizi, è sempre stata molto interessante per gli studiosi della natura, proprio per la sua varietà morfologica. Oggi il lago Selvaggio è tranquillo e molto romantico, ma come dice il suo nome, può diventare selvaggio e dirottare letteralmente. Il livello dello specchio d'acqua sale di almeno 2 metri e il lago vomita incredibili quantità di liquido al secondo. Il lago Sifone Carsico è anche una sorgente di grande profondità. L'acqua arriva al lago attraverso un lungo sifone esplorato finora sino a 164 metri.